26, da capitolo 59 a versetto 75. Matteo 26, da versetto 69 a 75. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so che cosa dici». Come ne fu uscito nell'atrio, un altro lo vide e disse a coloro che erano lì: «Anche costui era con Gesù il Nazareno». Ed egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». È andato fuori, piansa amaramente. Buongiorno e buon sabato a tutti. E fin qui ci siamo. Sento il bisogno di presentarmi in questa chiesa perché questa mattina sono entrato e nonostante siano 4 anni che vivo qui a Firenze, purtroppo non frequento praticamente mai questa chiesa perché sono sempre un po' in giro e mi avete trattato proprio come un ospite, quindi vi ringrazio e mi ha fatto piacere. E questo è un pulpito che a volte mette un po' agitazione. Questa settimana in molti hanno provato a farmela arrivare, ci siete riusciti, ora sono qui e sono agitato. E voglio parlarvi un po' di me e della mia famiglia. E mi è stato detto che dal pulpito bisogna parlare di se stessi. E io ho una mamma, un papà e un fratello, una sorella, ok? E il titolo del mio sermone di oggi, che è La palla di neve, viene fuori da un'esperienza che ho avuto con mio fratello. Quanti di voi hanno un fratello? Non fratello sorella, fratello. Due fratelli maschi, uno maggiore e uno minore. Oh, allora, chi è il fratello maggiore? Teniamo le mani alzate. Cosmin, non ci prova. Eccolo lì. La primogenitura è una cosa seria. Ok? Io ho un fratello che è più piccolo e all'inizio, ci passiamo poco, un anno di età, inizialmente non è un grosso problema mantenere il punto, essere il primogenito, avere il dominio fisico e psichico sul fratello minore. Un anno di età cambia molte cose nella vita di un ragazzo, però a un certo punto cambia le cose anche per il fratello minore. E una volta eravamo in camera da bimbi e mia mamma, lei ci leggeva qualche volta le storie della Bibbia e ci ha letto l'episodio di Esaù e Giacobbe, no? Allora io mi sono guardato intorno e ho detto: «Vabbè, mia sorella non mi preoccupa, lei è piccolina, la principessa della casa, va bene, ma vuoi vedere che questo qui mi creerà dei problemi?» E allora da quel momento in poi ogni cosa è stata un continuo affermare la superiorità su certe cose, ok? E chi di voi conosce mio fratello sa che mio fratello piano piano si è ben piazzato, okay? Cioè, non smetteva più di crescere, il pettorale che si gonfiava. Mentre io studiavo l'ebraico, lui faceva rugby, quindi piano piano è sempre diventato un po' più difficile affermare la superiorità, no? E un giorno abbiamo messo da parte qualche soldo per fare una gita sulla neve, io e lui. E ci siamo sfidati. Una corsa fino giù all'arrivo sullo snowboard. Noi non avevamo mai fatto snowboard,
perché costa andare sulla neve, noi non abbiamo mai avuto la possibilità di permettercelo, però quella volta avevamo un po' provato e riuscivamo, senza grossi problemi, a scendere giù da questa montagna. E chi di voi conosce mio fratello, e conosce un po' anche me, sa che io sono abbastanza spericolato, ma mio fratello non ha proprio nessun filtro, cioè lui rischia la vita nelle piccole cose, lui non ha proprio, sembra che non abbia cura di se stesso, ed è difficile batterlo, perché ha una spinta sempre in più, che è il non aver paura di farsi male, di cadere, di sbagliare, non ha proprio filtri, ed è difficile, perché io invece farei attenzione, però quella volta lo dovevo battere. Allora partiamo, ci diamo il via e iniziamo a scendere da questa montagna, pieno di neve, c'era la nebbia, io avevo paura, facevo attenzione perché quando sei in alto ci sono i crepacci, però riuscivo a tenere la posizione, ero primo di pochi metri ma riuscivo. Lui mi supera e io, porca miseria, devo darci ancora più dentro, no? Allora provo a disinteressarmi anch'io della mia vita e vado ancora più veloce. Siamo testa a testa, arriviamo all'ultima discesa e io peso più di lui, quindi mi è stato un po' d'aiuto il fatto, proprio per la fisica, sono riuscito ad andare un po' più veloce, avevo preso meglio anche l'ultima curva, quindi avevo del vantaggio. Ero arrivato, c'era l'arrivo e ce l'avevo fatta, lo avevo battuto, quando a un certo punto, c'è un video, mi dispiace di non poterlo avere qui con me, c'è un video proprio, avevo la telecamerina, un esercito di bambini, probabilmente al soldo di mio fratello, inizia a fare a palle di neve. Mi prendo una palla di neve in faccia, cado a terra, perdo lo snowboard, mi slaccio il giubbotto, mi sono proprio fatto male, ok? Per questa palla di neve che mi ha preso in faccia. Mio fratello almeno è sportivo, va detto che non mi ha preso troppo in giro, però il traguardo l'ha tagliato lui. Perché vi racconto questa storia? Perché io sul più bello sono caduto. Avevo vinto, ero arrivato, avevo fatto la mia bella gara, ce l'avevo fatta, io l'avevo battuto mio fratello. Avevo fatto del mio meglio e il traguardo l'avevo raggiunto io per primo. Avevo vinto. Se non fosse stato per questa palla di neve che sul più bello mi ha fatto cadere. Questo episodio mi è venuto in mente proprio questa settimana leggendo della storia di Pietro, perché penso che Pietro, come me, sia caduto sul più bello. Pietro rinnega Gesù ed è una cosa che in pochi li riescono a perdonare. Pietro è una delle persone che ha avuto modo di passare non solo più tempo, ma anche del tempo proprio di qualità con Gesù. Mi sono trovato nella mia esperienza di ragazza ad invidiare Pietro per la bellezza della sua esperienza con Cristo. Pietro, torniamo un po' indietro nel tempo, Pietro ha incontrato Gesù sulle rive di quel mare dove era solito andare a pesca e non era nessuno. Era un pescatore, viveva di quello e la sua vita era iniziata e probabilmente sarebbe finita anche lì. Però incontra Gesù e Gesù con lui parte a mille, con un miracolo, uno dei più belli, la pesca miracolosa. E da quel momento in poi Pietro non smette mai, mai, mai di seguire Gesù. Se ci pensate, ogni parabola che vi fa viaggiare con la fantasia, ogni discorso di Gesù che vi scuote, che vi dà speranza,
Pietro l'ha sentito. E non l'ha sentito in radio, non l'ha sentito da qualcuno raccontato. Pietro l'ha sentito dalla bocca di Gesù. Pietro era lì quando Gesù guariva. Pietro era lì quando Gesù resuscitava. Pietro è sempre stato lì. E Pietro ha il cuore di un bambino, ma ha il coraggio di un soldato con Gesù. È impulsivo, non ha filtri. Così come mio fratello non ha filtri nei confronti della sua vita, Pietro non aveva filtri nei confronti di questo Gesù. Gli parlava, gli raccontava di tutto, sbagliava, si rialzava. Bellissimo. Bellissimo poter dire di avere un'esperienza con Cristo al pari di quella di Pietro. E Pietro di errori ne ha fatti, ma come questo mai? Pietro qualche volta fraintende. Pietro qualche volta non capisce bene del tutto. Ma così non gli era mai successo. Si sarebbe potuto dire di chiunque, chiunque avrebbe potuto, no, rinnegare Gesù, ma non Pietro. Uno qualsiasi degli altri discepoli, uno qualunque delle persone che lo seguivano, ma non Pietro. Non il Pietro che qualche ora prima era disposto a mettersi contro Roma, tagliando l'orecchio a quel soldato. Non il Pietro che voleva essere completamente lavato da Gesù, non solo i piedi, Signore, tutto. Non il Pietro che cammina sulle acque insieme a Gesù, che cade e si rialza, ma che è lì con Gesù. Chiunque, ma non lui. Però Pietro sul più bello. Pietro che ha avuto tutto. Pietro che era disposto a morire insieme a Cristo. E non è una cosa da poco. Sono poche le persone di cui posso dire che morirei per loro. Sono poche e sono speciali. Non Pietro. Però proprio Pietro. Proprio Pietro rinnega Cristo. E lo rinnega 3 volte proprio sul più bello. Proprio quando la sua esperienza con lui era arrivata al massimo, con la Santa Cena, con la lavanda dei piedi, sul più bello Pietro si becca una palla di neve in piena faccia. Un bagno di realtà, qualcosa che in questo mondo ci è familiare. Parliamo spesso di quanto sia bello incontrare Cristo nella nostra vita. Sono tanti sermoni che sento e che faccio su come sia bello riuscire a costruire un'esperienza con Cristo, quali sono le cose che vanno ricercate, quali sono quegli aspetti della nostra vita che devono cambiare, com'è bello avere Cristo nella nostra vita, com'è bello sentire il suo amore, trasformarci. Ma sono pochi i sermoni che ci mettono in guardia sul fatto che sul più bello possiamo cadere. Ci sono tanti ragazzi che conosco che si battezzano e poi non si vedono più. Ma come? Abbiamo fatto un bel percorso. Magari ti è successo anche qualcosa di molto bello. Hai avuto un'esperienza con Cristo forte, a scuola, con gli amici, con la tua famiglia. Non solo ragazzi, anche adulti. E poi, sul più bello, qualcosa di questo mondo ti fa male. Può essere la fatica, può essere la routine, la sofferenza, una malattia, la perdita di qualcuno che ami, la perdita del lavoro. E sul più bello il nemico attacca. Così come Dio, quando tocchi il fondo, è capace di tirarti su, il nemico, quando arrivi al massimo,
quando sei più vicino a Cristo, è capace di ritirarti giù. Questo è quello che è successo a Pietro. Quando stava per tagliare il traguardo, quando mai avrebbe voluto rinnegare Cristo, è proprio lì che viene attaccato. E perché Pietro rinnega Cristo? Questa settimana è una settimana particolare, la settimana di preghiera dei giovani, e il tema è impavidi, le paure. Pietro, secondo me, Cristo lo rinnega per le paure che poteva avere. Paura di un giudizio, paura del linciaggio, paura della morte. Pietro rinnega Cristo per paura. Quando è la prima volta che nella Bibbia si parla di paura? Qualcuno lo sa? La Genesi è una delle prime conseguenze del peccato. Finché l'uomo è con Dio, non ha paura. Ma quando l'uomo sbaglia, una delle prime conseguenze del peccato è avere paura. E la paura quindi è presente nell'esistenza dell'uomo dall'inizio. Però, nonostante questa paura, come abbiamo visto anche questa settimana con i giovani, riesca a condizionare ogni aspetto della nostra vita. La paura veramente condiziona ogni aspetto della nostra vita. La paura è capace di paralizzarci in famiglia, nelle nostre relazioni con gli amici, a scuola, sul lavoro. Persino un ragno può farci paura. Persino uno spazio chiuso può farci paura. Qualsiasi cosa può farci paura, qualsiasi cosa può spaventarci. Però, nonostante questo, per ogni paura che l'uomo può avere, c'è Dio che dice non temere. Non temere è sempre una frase presente nella Bibbia. Ogni volta che l'uomo ha paura, c'è Dio che dice non temere. E allora Pietro sbaglia, e sbaglia per paura. E come avrebbe potuto fare a non sbagliare? Affidandosi al non temere giusto. Andando indietro con la memoria a qualcuno di quei discorsi di Cristo sul non temere. Sto affrontando un periodo un po' particolare e mi è capitato di rinnegare Cristo nella mia vita. Quando sono arrivato qui a Villa Aurora ero al top della mia esperienza con Cristo. Mi ero battezzato da poco, avevo finito le scuole superiori e tutto andava a gonfie vele. Finalmente potevo dedicarmi a quella che credo essere la mia vocazione, il ministero pastorale, quindi investire tempo e denaro nello studio della parola di Dio per poi avere qualcosa da portare agli altri, un'esperienza con Cristo. E mai nella mia vita ho sentito come in quel primo anno l'attacco del nemico. Non tutti questo forse lo sanno, ma io alla fine del primo anno me ne volevo andare da Villa Aurora, perché succedono tante cose. Quando Dio ti dà tutto, il nemico prova a toglierti tutto. E allora ti mancano i soldi, e allora hai dei problemi in famiglia. Magari qualcuno che ami muore. Ti mancano gli affetti. Ti manca il sostegno, non hai mai un resoconto, un tornaconto, qualcuno che ti dica sì, stai andando bene, ti manca la terra sotto i piedi e allora hai dei dubbi, sorgono dei dubbi. E io ricordo bene un giorno in cui ho messo tutto in discussione e ho detto, e se tutto quello che sto facendo, e se tutti questi soldi che sto spendendo, se tutto questo tempo che sto passando lontano dalla mia famiglia fosse vano,
se questo Dio in fondo non ci fosse, se Cristo in realtà sia stato solo un uomo, se questa promessa della vita eterna in realtà è solo un mucchietto di parole in qualche libro polveroso, che senso ha che faccio tutto questo? Che senso ha che mi sveglio la mattina, esco e torno alle 10, alle 11 in camera e sono da solo e vorrei essere altrove? Quello è stato un attacco fortissimo del nemico nella mia vita. Però è bello il fatto che per ogni paura che uno può avere c'è un non temere di Dio. E allora lì dove mancavano i soldi, piano piano si trovano. Lì dove mancano gli affetti, piano piano arrivano. Lì dove si perde la speranza, piano piano torna. Ed è quello che è successo anche a Pietro. Perché se andiamo nel Vangelo di Giovanni, il capitolo è il 21, chi vuole può seguirmi, ma solo con gli occhi perché non leggeremo tutti i versetti. C'è un momento, secondo me, il più bello di Pietro con Gesù. Pietro, dopo che vede Cristo risorgere, torna a pescare. E questo tornare a pescare non è semplicemente una gita fuori porta prendendo le reti e decidendo di passare un po' di tempo insieme. Questo tornare a pescare significa tornare alla vita di prima. Significa che Pietro, quello che ha visto Gesù compiere i miracoli, il Pietro al quale Cristo aveva affidato un mandato, ha un dubbio e dice: devo portarlo avanti questo mandato, forse è meglio che me ne torno a pescare. È stato bello, questi anni che ho trascorso con Gesù sono stati belli, però ora di qualcosa devo pur vivere. E allora torno a casa, vedo se le reti sono ancora in buone condizioni, se non sono in buone condizioni me le riparo e me ne torno a pescare. Forse faccio un favore a tutti. E chi incontra sulle rive del mare di Tiberiade? Incontra proprio Gesù, che come la prima volta riempie di nuovo le sue reti. E una volta che queste reti sono piene, Gesù fa una domanda a Pietro: Pietro, mi ami? E Pietro: sì, Signore, ti amo. E Gesù glielo ridomanda: Pietro, ma tu mi ami? E Pietro: sì, Signore, tu sai che ti amo. E Gesù non si ferma, glielo chiede la terza volta. Così come Pietro tre volte aveva rinnegato Cristo, Pietro riceve tre volte questa domanda da Gesù: Pietro, mi ami? E così Pietro risponde per la terza volta: sì, Signore, io ti amo. Ogni volta che ci allontaniamo da Cristo, ogni volta che sentiamo la sua mancanza nella nostra vita, ogni volta che ci manca la terra sotto i piedi, il Signore è lì per noi per darci un'altra possibilità. Tre volte Pietro ha rinnegato Cristo e tre volte Cristo gli ha dato la possibilità di riabbracciarlo. Ed è così anche nelle nostre vite. Non conosco chiaramente tutti voi e non immagino quello che state affrontando nelle vostre vite. So quello che sto affrontando io. Il tempo è passato dal primo anno di teologia e le cose sono andate avanti. Sono cambiate sempre in meglio.
Quest'anno io a giugno mi sposo, ho una bella famiglia, ho i soldi che mi servono, non mi manca niente. Sto arrivando, sono al top, ho vinto. La mia esperienza con Cristo è così salda che mai potrei rinnegarlo. La mia esperienza con Cristo è così forte che è impossibile per me cedere. Sono al quarto anno, ormai ne manca uno e poi, chissà, magari mi affidano una chiesa. Figurati se cedo. Però l'esercito di, stavolta non bambini, ma l'esercito di qualcuno che non è Dio, è sempre all'opera. E allora mia nonna si ammala di tumore al polmone. Bianca, che è la mia fidanzata, che aveva un bel lavoro, ben pagato, non trova più lavoro per il sabato. I soldi ricominciano a mancare. Problemi in famiglia, mia, sua. E alcuni di voi che mi conoscono sanno di cosa parlo. Magari chi mi conosce bene ha avuto modo di parlare con me di queste cose. E sa che è difficile. Però questa esperienza qui, di Pietro, è l'esperienza che io ho avuto nella mia vita, mi spinge oggi più che mai a rimanere aggrappato alle promesse del Signore. Ed è bello perché il Signore di promesse ce ne fa per ogni ambito della nostra vita. Veramente per ogni ambito della nostra vita. Abbiamo paura di non riuscire perché qualcosa è impossibile per noi. Il Signore ci dice che ciò che è impossibile a noi è possibile a Lui. Abbiamo paura del non riuscire ad essere perdonati. Il Signore ci promette il perdono. Abbiamo paura dell'aver paura. Il Signore ci promette che ci libera dalle paure. Abbiamo delle necessità e queste necessità ci schiacciano. Il Signore ci promette che riesce a soddisfare quelle necessità. Il Signore promette a noi grazia e gloria. Il Signore ci promette vie d'uscita qualora fossimo tentati. Il Signore ci promette la resurrezione. Il Signore ci promette la vita eterna. La fine della morte e della sofferenza. Queste sono solo alcune, delle promesse che il Signore ci ha fatto. E guardate che rimanere aggrappati a queste promesse è la testimonianza più grande che possiamo dare. La settimana scorsa sono andato a trovare mia nonna, che è a casa e sta male, e gli ho detto: sai nonna, ho aperto la settimana di preghiera con i giovani di Bologna, che è la chiesa che servo adesso. Sì, e qual è il tema? La paura. E lei mi ha detto: io non ho paura. Di solito c'è mio fratello in fondo alla stanza che, quando mi viene da piangere, si alza, si mette così e mi fa smettere. Oggi non c'è. Guardare una persona negli occhi e sapergli dire: non ho paura. È la più grande testimonianza che possiamo dare alle persone. Amen. Essere come Lui, come il mio Signore, come Lui sapere amare anche nel dolore.
l'inno 335, canteremo magari solo le prime tre strofe. Nel frattempo chiedo ai diaconi di passare per l'offerta. Quindi stiamo seduti, i diaconi passeranno per l'offerta e canteremo insieme l'inno 335. Alzeremo ora in piedi per cantare l'inno 491. Fammi il tuo servo in umiltà. Sempre dirà, fammi tuo servo, fammi tuo servo, fammi tuo servo, se vuoi. Preghiamo. Caro Padre che sei nel cielo, noi vogliamo ringraziarti, Signore, perché ci stai vicino. Ti ringraziamo, Signore, per le tue bellissime promesse che ci hai fatto, promesse di cui sappiamo poter fare affidamento, Signore. Vogliamo chiederti, Signore, la forza per saperci aggrappare a queste promesse, la forza per saperci aggrappare al tuo amore, per aggrapparci a te, Signore, nei momenti difficili e in quelli belli. Stai accanto a noi e alle nostre famiglie, che magari sono lontane. Stacci accanto nei problemi, nelle difficoltà, sostienici e facci sentire la tua presenza, Signore. Tutto questo nel tuo nome. Amen.
Celebriamo il Signor e la sua bontà e l'eterna sua benignità. Celebriamo il Signor che la terra creò come dono per l'umanità. Ringraziamo il Signor per il Salvator e lo Spirito Consolator. Ed in coro aspettiam chi nel ciel salì e ben presto qui ritornerà. Riceviamo ora la benedizione del Signore. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Riprendiamo gli studi da Radio Voce della Speranza, dopo appunto il momento del culto. E un grazie ovviamente va ad Alessandro Calà per il messaggio che ha condiviso con noi oggi, e un messaggio con degli elementi personali, quindi la palla di neve che all'inizio ci chiedevamo avrà un valore simbolico, sarà riferimento ad un aneddoto, beh, un po' tutto. Esatto, è stato un po' tutte e due. Intanto, come predetto, ha soddisfatto le aspettative. Questi ragazzi sono veramente dei ragazzi con dei contenuti che, nonostante la giovane età, almeno personalmente li sento profondi e necessari, così come i pastori un pochino più grandi. Vi abbiamo chiesto sulla pagina Facebook quali possono essere le vostre di palle di neve, e aggiungo adesso come magari imparate a gestirle, se a volte si possono prevenire, come reagire una volta che queste palle di neve ci colpiscono. Come ci ha raccontato Alessandro, magari uno sta per arrivare alla fine, ha fatto tutto un percorso, è in testa, cioè sta per vincere, e poi arriva questa palla di neve che magari, se fosse arrivata all'inizio, magari uno faceva in tempo a riprendersi nel frattempo, invece arriva alla fine, quindi ti sembra di aver aver fatto una fatica inutile, perché la palla di neve ha rovinato tutto magari. Però sempre, come diceva Alessandro, la palla di neve può essere un bagno di realtà, che in qualche modo è un momento di riflessione della tua vita. E una cosa che dovremmo fare, secondo noi, è cercare di cambiare la visione di queste palle di neve in senso positivo. Ci ha raggiunto adesso Alessandro, ci sistemiamo un attimo, aspetta, scusate, questo è il bello della diretta. Non abbiamo mai avuto un predicatore che arriva così in fretta. Anche noi grazie Alessandro, accomodati pure. Stavamo dicendo ai nostri ascoltatori che abbiamo chiesto sulla pagina Facebook quali sono magari le palle di neve dei nostri ascoltatori, palle di neve che hanno incontrato nella loro vita, come le hanno schivate, come hanno reagito dopo averle prese dritte in faccia. E vi rinnoviamo quindi, ascoltatori, l'invito a telefonare se volete rispondere a questa domanda, se volete fare delle osservazioni, se volete salutare Alessandro. 055 41 40 40, la nostra Loredana vi risponderà e potrete intervenire in diretta, quindi fateci sentire la vostra voce, non vogliamo parlare soltanto noi. Una domanda che intanto ti facciamo adesso a bruciapelo: le palle di neve che Cristo ha dovuto scansare sono state tante, dalla tentazione di Satana all'abbandono di Pietro, il peso della croce. Secondo te, per anche trovare magari una chiave più pratica, come è riuscito lui a schivarle?
Cristo. Oltre al fatto che Cristo è Cristo, però magari una chiave più pratica. Sì, beh, Cristo pregava tanto. Ogni volta che poteva parlava col Padre, e anche Cristo non aveva filtri col Padre. Nell'ora più buia arriva a dirgli anche: io ho paura di questa cosa, no? Quindi nelle nostre vite, ecco, il consiglio pratico che ho messo anche io stesso in pratica è quello di non aver filtri con Dio, di essere chiari su quelle che sono le nostre paure, di essere onesti e di parlarci a cuore aperto e mettere tutto nelle sue mani. Ci arriva subito una telefonata. Pronto? Pronto, sono Arturo di Roma. Arturo. Buongiorno Arturo. Arturo, ciao. Io sì, tu? Mi senti? Sì, sì, ti sentiamo benissimo. Veramente mi sono emozionato sentendo il culto di Alessandro, mi ha fatto venire piagne pure a me, mannaggia. No, mi dispiace Arturo. Dici tutto. No, ma ha fatto pure piacere, tranquillo. Senti, vi mando un abbraccio, ve lo mando pure a voi. Anch'io ti abbraccio Arturo. Grazie, okay. Ti abbracciamo tutti, ciao, grazie mille. Fatto piacere, ciao. Un abbraccio forte a tutti, ciao e buon sabato. Ciao Arturo. Buon sabato. Beh, Arturo è sempre... sempre Arturo. E quindi stavamo dicendo appunto il consiglio pratico: non avere filtri e quindi essere sinceri al 100%, non aver paura anche di mostrarsi vulnerabili, perché a volte è proprio quando ci si mostra più vulnerabili che possiamo vincere, mm-hmm. vincere le nostre paure. E infatti tu hai concluso con una bellissima frase: io non ho paura è la migliore testimonianza che si possa avere e si possa dare. Che si possa dare. E io ovviamente sono d'accordissimo con te e penso che per arrivare a dire io non ho paura in maniera vera, sincera, non spavalda, io non ho paura di nulla. Per esempio, io mi ricordo mio cugino da piccolo, diceva sempre: io sono il più forte, non ho paura di niente. Però quello non era veramente che non avesse paura, era il voler dire agli altri che sei il più forte. Invece forse quando hai fatto un percorso nella tua vita, ed è soltanto quello che può portare come frutto veramente a dire io non ho paura. Quindi a volte il non avere paura non è per forza la prima cosa che dobbiamo dire, ma c'è molto altro prima. Forse all'inizio è proprio dover dire ho paura. Esatto, infatti ti volevo chiedere, la paura ha anche degli aspetti positivi, costruttivi, giusto? Beh, la paura fa parte proprio, come ho detto anche durante il sermone, è presente dall'inizio, fa parte della nostra vita, è naturale che qualcosa ci spaventi, non sarebbe naturale il contrario. E il percorso da fare è il saper riuscire a mettere quelle paure, come abbiamo visto anche poi noi abbiamo fatto la settimana di preghiera dei giovani, ma non solo noi, un po' in tutta Italia. Sì, sì. Saper mettere queste paure nelle mani del Signore, perché appunto per ogni paura c'è un non temere, mm-hmm. e sapersi aggrappare a una di quelle promesse lì diventa una testimonianza. Assolutamente sì, grazie Alessandro. Non so se ci sono arrivate altre. Proprio in questo momento ho visto illuminarsi la spia della telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Renata. Buongiorno Renata. E avevo chiamato anche prima e siccome ho ascoltato il culto mi ha colpito particolarmente e quindi volevo ringraziare Alessandro e augurargli veramente che Dio lo benedica grandemente e possa parlare sempre così ai nostri cuori, perché grazie. Ha fatto tanto bene. Grazie Renata. grazie veramente, anche perché vedo che tutti, ognuno di noi nella nostra vita ne abbiamo passate tante palle di neve in piena faccia, negli occhi, da tutte le parti, però grazie a Dio veramente sappiamo a chi rivolgerci e cosa fare. Infatti ti volevo ringraziare particolarmente perché hai parlato veramente ai nostri cuori. Grazie del Signore. Grazie Renata, buona giornata, di aver chiamato. Grazie. Buona giornata anche a te. Grazie. Oserei dire appunto che, come appunto ha detto lei, sei riuscita a parlare anche a noi senza filtri, probabilmente, e è quello che
che tu ci hai stimolato a fare con Dio, ed sarebbe bello farlo proprio anche, ovviamente senza filtri, nel senso, cioè, mantenendo certo un'educazione, però è proprio la cosa bella, la cosa sincera che a volte manca e che poi rende una relazione vera e che possa solida portare a qualcosa. Grazie, grazie mille Alessandro di questo momento che hai passato con noi, oltre che al momento che hai fatto passare a tutta la comunità. Come dicevamo, sono un po' di settimane che sentiamo dei ragazzi, degli studenti di teologia che ci fanno sperare bene per il futuro, quindi meno male. Esatto, ti ringraziamo molto proprio a nome anche di tutta la scuola. Io mi scuso, sono un po' scosso perché era una cosa che mi faceva molto emozionare, quindi non riesco anche magari con gli ascoltatori ad essere un po' più... Sei andato alla grande, però... tranquillo, sei andato benissimo. Ti abbiamo... Abbiamo saputo che eri tu a predicare, abbiamo detto: beh, questa settimana abbiamo parlato di tante paure, una fra queste anche la paura del giudizio degli altri, c'è chi ha detto anche la paura di parlare in pubblico. Abbiamo detto: probabilmente Alessandro in questo momento le ha tutte, però le sconfiggerà. Spuntano tutte appena salgo lì. Esatto. In quel momento prima sono rilassato, poi appena sei lì e vedi tutta la gente. È normalissimo. Però è veramente centrato i cuori di tutti noi, e quindi grazie mille del messaggio che ci hai dato oggi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi ascoltatori che siete stati con noi, ringraziamo Andrea Fantoni in regia audio e Domenico Civardi e Luca Musso in regia video, Loredana Canesi al centralino, Corinne che è stata qui con me, Berenice, e ovviamente tutti voi che ci avete ascoltato, vi auguriamo un buon proseguimento di sabato, una buona settimana e rimanete con noi con RWS. Buon sabato a tutti! Abbiamo trasmesso Una mattina con la Chiesa Avventista. Il programma in diretta è stato curato da Radio Voce della Speranza di Firenze.